Un'ordinanza vieta la circolazione di auto, motocicli e addirittura biciclette. Nei giardinetti è assolutamente vietato entrare e ci sono degli orari precisi di apertura e di chiusura. Le regole che vigono per il rispetto della villa comunale sono severissime e valgono anche durante le manifestazioni autorizzate. E l'idea che possano essere ignorate completamente proprio dall'amministrazione comunale ha mandato in escandescenza i tanti cittadini che passano un po' di tempo libero lì. L'amministrazione, infatti, ha proposto che la villa comunale fosse il luogo ideale per allestire il mercatino di Natale. Pronta la reazione del Comitato Libera Villa per i Bambini, che ha raccolto centinaia di firme per bloccare la proposta. La mancanza di spazi per i bambini è solo una delle motivazioni adottate dal Comitato. Avere le bancarelle per oltre un mese allestite nella villa significa poca igiene e possibili danni e spazi occupati dai mezzi. I cittadini si oppongono al progetto, ora tocca all'amministrazione fare il prossimo passo.